Te ne do ruti per l'occasione del recesso dell'estate. Che palle questo. E a proposito, volevo discutere di un fatto di cronaca culturale. Gérald Bruno, un fotografo, un uomo di mondo, un artista, è andato a Reggio Calabria, al museo dove si trova, al museo adesso, al magazzino, dove si trovano i bronzi di Riace, per fotografarli. E già che c'era, gli ha messo il boa, la mutanda pitonata, il velo. È scoppiato un casino, perché alcuni dicono i bronzi di Riace devono essere come appaiono nelle cartoline, quello che c'è scritto Reggio Calabria, i bronzi di Riace. Cosa ha fatto Bruno? Li ha trasformati in due ricchioni, diciamo così, ma soprattutto li ha, diciamo pure, mostrati, li ha resi simili a noi, al gusto di merda che ci pervade. La direttrice del museo si è offesa, vuole danni. Noi riteniamo invece che Bruno, mettendo la mutanda ghepardata, come poteva apparire negli abiti di scena della mazurka della Santa, del Barone e del Fico Fiorone, credo si intitolasse così questo film, la mazurka della Santa, del Barone e del Fico Fiorone, ecco, un vecchio film degli anni 70, li ha in qualche modo inverati nella realtà, li ha resi simili a noi. Perché i bronzi di Riace, idealisticamente, crocianamente, dovrebbero, valburghianamente, dovrebbero essere migliori di noi? Fanno schifo come noi, facciamo tutti schifo. Basta con l'idealismo. Bravo Geraldo, non Gerardo. Bravo Gerald Bruno. Guarda, te le faccio rivedere come li ha fatti. Ecco, teleradio cesso dell'estate, Fulvio Abate, ospitato dalla Tele2 Ruti.